In California, Sasha sta cercando di trovare lavoro come designer. Dopo essersi laureata un anno fa e aver sostenuto decine di colloqui, non ha ancora avuto fortuna a causa della sua mancanza di esperienza. Sasha non ha mai avuto bisogno di lavorare, poiché vive grazie al fondo fiduciario istituito dal padre, di cui ha già speso la metà in vari lussi. La madre, mai divorziata, sostiene questo stile di vita, ma vorrebbe che Sasha rispondesse alle chiamate del padre. Sasha però si rifiuta, perché il padre si dimentica sempre del suo compleanno e di altre occasioni importanti, e chiama solo quando vuole convincerla a tornare in Cina per lavorare nella sua fabbrica di giocattoli. Una sera, dopo aver festeggiato con le amici in discoteca, Sasha scopre di non poter pagare il conto perché la sua carta è stata rifiutata. I suoi amici non si preoccupano di pagare per lei, visto che è sempre stata così gentile con loro, ma Sasha si precipita comunque fuori dall'edificio per chiamare suo padre Teddy, che le confessa che non si è trattato di un errore contabile, ha bloccato la carta di proposito. Le ha anche bloccato l'accesso al fondo fiduciario, perché le sta di fatto togliendo i fondi, a meno che non torni in Cina a lavorare nell'azienda di famiglia. Se lei lavorerà bene per un anno, lui le restituirà i soldi. Tuttavia, Sasha rifiuta di nuovo, affermando che troverà un lavoro e pagherà da sola. Più tardi a casa sua, gli amici di Sasha si chiedono perché sia contraria ad andare in Cina, visto che lavorare per un anno per avere accesso a un enorme fondo fiduciario non sembra poi così male. Sasha confessa di avere un cattivo rapporto con il padre perché quando era piccola ha scoperto che lui aveva un'altra famiglia prima di lei e May, e un giorno la sorellastra si è presentata chiedendo spiegazioni. Per evitare problemi, Teddy ha mandato Sasha e May a vivere in California e le ha praticamente abbandonate qui. Lei lo vedeva solo una volta all'anno e in seguito nemmeno quella, perché lui aveva messo incinta una ragazza della sua fabbrica. Sasha inizia a cercare qualsiasi tipo di lavoro anche se non è legato alla moda, ma non viene assunta nemmeno per le posizioni più basse. Le cose si complicano quando non riesce più a pagare l'affitto e, come se non bastasse, Teddy le taglia anche gli alimenti di May. Non avendo altra scelta, Sasha vola in Cina per lavorare nella fabbrica del padre nella piccolissima città di Shenzhen. Quando arriva, un dipendente la accoglie perché, come al solito, Teddy antepone il lavoro alla famiglia. È scioccante vedere che casa lussuosa abbia Teddy al giorno d'oggi, e dopo che la cameriera l'ha portato nella sua nuova stanza, Sasha cerca di scattarsi dei selfie per mostrarli ai suoi amici, ma i social network sono bloccati in questo paese dal governo. Sasha si riposa fino all'ora di cena quando rivede la sorellastra Carol, venuta apposta per salutarla perché vive in una piccola casa che paga con il suo stipendio. Teddy le presenta altri due fratellastri, Christian e Dior, che di solito vivono con la madre e il patrigno, ma che oggi sono venuti a trovare Sasha. Durante la cena, Teddy fa sedere Sasha accanto a lui, un posto che di solito spetta a Carol, e le spiega che ha ristrutturato la casa 5 anni fa perché ha sempre sognato di avere tutti i suoi figli sotto lo stesso tetto. A tavola ci sono anche altre due persone, Lulu e suo fratello. Teddy spiega che Lulu si prende cura di lui e che l'aver portato il fratello a vivere con loro faceva parte dell'accordo di lavoro, ma è ovvio che non vuole ammettere che Lulu è la sua amante. Sasha si arrabbia per il fatto che Teddy si occupi del fratello della sua amante e non di sua figlia, quindi esce dalla stanza. Carol va a parlarle, spiegandole che all'inizio anche lei litigava spesso con Teddy, soprattutto perché lui le diceva che non poteva essere sua figlia se non lavorava per lui. Da allora si è addolcito, anche se Sasha non riesce a capire come. Carol conferma anche che Lulu è l'amante di Teddy, ma non è la moglie numero 4. Teddy ha imparato la lezione ed è più facile tenerle come fidanzate aiutanti che pagare gli alimenti all'ex moglie. La mattina dopo, durante la colazione, Sasha deve osservare come Teddy urli alla cameriera solo perché ha finito le uova e poi Lulu gli mette le scarpe ai piedi come se fosse un invalido. Durante il viaggio verso la fabbrica, Teddy parla solo di affari e appena arrivati sta già sgridando i dipendenti per i piccoli errori. Carol ha preparato per Sasha una bella scrivania accanto alla sua in ufficio, ma Teddy non vuole che inizi da lì. Prima Sasha sperimenterà la catena di montaggio. Dopo una lunga giornata trascorsa a mettere insieme animali da peluche, Teddy le paga l'equivalente di $15, che è quanto guadagnano gli altri dipendenti della catena di montaggio. Poiché vive con Teddy e mangia il suo cibo, Sasha dà i soldi a un altro dipendente che ne ha più bisogno. Poi Teddy porta Sasha a cena in un umile ristorante locale, lasciando Carol indietro per finire i preparativi di una riunione. Teddy vuole farle provare quanto poco poteva mangiare quando era giovane, poiché era fortunata ad avere un padre che pagava gli studi. Ma Sasha pensa che pagare l'istruzione dei propri figli sia il minimo indispensabile e che Teddy dovrebbe dedicare tanta energia e dedizione a passare del tempo con la sua famiglia. Durante il fine settimana, Sasha si annoia dalla TV e non riesce ad accedere ai social media. Teddy è fuori a giocare a golf, così Sasha accetta di passare del tempo con Lulu, che la porta in un salone che le fa dei massaggi meravigliosi e le insegna a usare i social media locali. Lulu confessa di odiare il dolce e far niente, ma Teddy non le permette di avere un lavoro. Sarebbe comunque difficile per lei trovarne uno, perché Lulu non ha mai finito la scuola, quindi prendersi cura di Teddy è una buona opzione perché può portare con sé il fratello, nato legalmente secondo la regola, un solo bambino per famiglia. Una volta che Teddy ha terminato gli studi, Lulu spera di poter lavorare di nuovo nel salone e Sasha comincia a vederla con più rispetto. Qualche tempo dopo, Sasha inizia a partecipare alle riunioni di vendita con Carol e Teddy. Un cliente che di solito fa grandi ordini, quest'anno ne fa solo uno piccolo, sostenendo che i giocattoli di Teddy non sono più meravigliosi come un tempo.
Una volta che il cliente se n'è andato, Teddy chiama i designer per urlare e lanciare loro giocattoli per averlo umiliato, prima di ordinare loro di fare gli straordinari per creare una nuova collezione natalizia. In seguito, Sasha va a trovare gli stilisti nel loro ufficio per vedere cosa stanno facendo e nota che stanno ancora facendo gli stessi vecchi modelli tradizionali che erano stati definiti noiosi pochi minuti prima. Lancia loro alcune idee, ma loro non la capiscono e quando cerca di usare Google per aiutarli a capire il concetto che sta dietro ai termini del design, lo trova bloccato. Sasha si rende conto che l'azienda ha progetti noiosi perché i designer non hanno accesso al mondo esterno per conoscere le tendenze, quindi per il momento disegna lei stessa le sue idee da usare come guida. Poi Sasha va da Teddy per chiedere il permesso di portare gli stilisti a Hong Kong per una ricerca di mercato e Teddy accetta. Carol si sente frustrata perché aveva proposto la stessa idea anni fa ed era stata rifiutata, ma ora Teddy sta finalmente provando cose nuove solo perché ha perso le vendite. Sasha porta gli stilisti a Hong Kong e trascorrono una splendida giornata insieme per conoscere le tendenze in arrivo. Durante il pranzo, gli stilisti sono scioccati dall'assaggiare meravigliosi hamburger perché quello che mangiano in fabbrica è pessimo come i pasti della prigione. Sasha non riesce a capire come abbiano fatto lavorare per tanti anni con Teddy in queste condizioni orribili e i ragazzi spiegano che sono felici di avere un lavoro perché non potrebbero farlo nelle Filippine, il luogo da cui provengono. Teddy ha pagato le cure di uno dei due per la madre malata e ha assunto il secondo disegnatore anche quando li servivano solo. Purtroppo i loro figli sono ancora nelle Filippine con le loro nonne perché l'asilo nido in Cina è molto costoso. La maggior parte dei dipendenti della fabbrica vede i propri figli solo durante il Capodanno. Il giorno successivo in fabbrica Sasha trascorre più tempo con i designer per aiutarli con le nuove idee. Quando arriva la pausa pranzo, rifiuta di andare ai ristoranti con Carol e Teddy e mangia in mensa come tutti gli altri, confermando che il cibo è pessimo. Sasha viene a sapere che una volta c'era anche la frutta che è stata tagliata e che Carol non socializza mai con gli operai. Alla fine della giornata Sasha convince Teddy ad aggiungere la frutta al menù perché aiuterebbe il morale. I lavoratori adorano Sasha per questo. Il giorno seguente Sasha e i ragazzi presentano a Teddy nuovi progetti. Sono lontani dalla tradizione e Carol è scettica, ma Teddy cede quando ricorda che l'ultimo cliente voleva nuove idee. Durante il pranzo Carol esprime le sue preoccupazioni per la produzione in arrivo e Teddy spiega che deve rischiare perché il successo è dimostrato solo se può passare un'attività fiorente ai suoi figli. Carol pensa che questa filosofia mette sotto pressione i suoi figli, ma Teddy respinge il suo pensiero. La prossima cliente a visitare la fabbrica è Margaret, dall'importante catena di regali Dahlias, che all'inizio ignora i progetti di Sasha perché non sono tradizionali. Tuttavia Sasha interviene con un eccellente discorso di marketing che fa cambiare idea a Margaret, la quale effettua un ordine massiccio dei nuovi modelli. Dopo l'incontro Teddy si congratula con Sasha per la sua iniziativa e le permette di occuparsi del conto di Dahlia, cosa che infastidisce Carol perché se ne occupava da anni. La sera Carol e Sasha vanno a Hong Kong per festeggiare. Davanti a un drink Sasha scopre che Teddy aveva avuto molte fidanzate mentre era ancora sposato e aveva dovuto pagare per molti aborti. Anche Carol conferma che Teddy era ancora sposato con sua madre quando ha conosciuto May, quindi entrambe le ragazze erano all'oscuro dell'altra famiglia e sono state abbandonate negli Stati Uniti quando tutto è esploso. Le due si lamentano di non essere state vicine, ma sono felici di riavvicinarsi ora. Qualche tempo dopo Teddy dà a Sasha un assegno con il resto del suo fondo fiduciario. Sasha non crede di esserselo meritato, ma Teddy le assicura che è cresciuta molto da quando è arrivata. Il giorno dopo Sasha riceve un campione dell'ordine di Dahlia e decide di cambiare la sciarpa del giocattolo con qualcosa di paillette. L'operaia la avverte che non si possono fare cambiamenti a così breve distanza dalla produzione e che questo tessuto è stato vietato da Teddy, ma Sasha le assicura che può fidarsi dei suoi ordini. Il giorno seguente Dior e Christian vengono a stare da Teddy e Sasha per qualche giorno perché la madre sta andando negli Stati Uniti per partorire. A breve ci sarà una conferenza genitori insegnanti a scuola e Dior vuole che Teddy ci vada, ma quest'ultimo non sa nemmeno di cosa si tratti. Vuole mandare Sasha al suo posto, ma poi Dior inizia a piangere perché suo padre non va mai alle attività scolastiche, così Teddy si arrende e accetta di andare. Poco dopo scoprono che la collezione di Sasha non ha superato i test perché le paillette sono potenziale rischio di soffocamento. Teddy è furioso e Carol sgrida un dipendente per non averla informata dei cambiamenti di Sasha, visto che sapevano del tessuto. Sasha tuttavia difende gli operai perché l'errore è stato suo e non loro, facendo arrabbiare anche Carol che paragona il suo atteggiamento a quello di Teddy. Per risolvere il problema ed evitare lavoro extra, finiscono per inviare un giocattolo con la sciarpa originale per il test, che è solo una formalità, e i giocattoli veri e propri che vendono hanno comunque la nuova sciarpa. Qualche giorno dopo, Dior si presenta in fabbrica e fa una scenata durante una riunione di vendita, furioso perché Teddy ha mandato Carol invece di andare lui stesso alla conferenza. Invece di parlarle, Teddy manda Carol e Sasha a occuparsi di lei mentre lui resta con un cliente. Le ragazze portano Dior in un altro ufficio e cercano di insegnarle che solo perché Teddy urla in fabbrica non dovrebbe fare lo stesso. A Dior non importa perché odia Teddy per aver pagato il giudice per ottenere la custodia, ma ha rimandato i bambini dalla madre dopo un mese di convivenza. Sasha e Carol condividono le loro terribili esperienze, insegnano a Dior a non lasciare che il divorzio definisca la sua persona.
All'improvviso, Teddy si presenta in ufficio mentre discute al telefono con la madre di Dior, dicendole che è cresciuto un mostro. Sasha e Carol intervengono in difesa di Dior, sottolineando che si sente trascurata e che Teddy ha già rovinato due famiglie e non dovrebbe ripetere gli stessi errori. Le ragazze se ne vanno per permettere a Teddy di fare pace con Dior. Qualche tempo dopo, la fabbrica riceve una brutta notizia da Dahlia. Un bambino si è strozzato con le paillette e l'intero stock è stato ritirato, compresi i giocattoli senza sciarpa. Ora la fabbrica è sulla lista nera di Dahlia e non farà mai più affari con loro. Furioso, Teddy inizia a urlare contro Sasha per aver rovinato la sua attività, ignorando i tentativi di Carol di difendere l'errore di una povera novellina. Teddy pensa che Sasha abbia fatto apposta a chiudere la fabbrica perché non ha mai voluto lavorare qui e pensa che lui tratti male gli operai. Per questo motivo, Teddy cancella i bonus e nessuno andrà a casa per le vacanze. Teddy definisce Sasha inutile e deludente, dicendo che avrebbe preferito che non fosse mai venuta. Ferita, Sasha torna a casa per fare i bagagli. Carol viene a trovarla, chiedendole di non reagire duramente perché Teddy non diceva sul serio, ma gli piace urlare quando è arrabbiato. Sasha non capisce come Carol possa difenderlo, così lei le spiega che questo doveva essere il suo ultimo anno e che è rimasta solo perché Teddy voleva che allenasse Sasha. Se Sasha se ne va, Carol non potrà andarsene. Sasha rimprovera Carol di non essersi accorta di come Teddy l'abbia manipolata e una donna adulta nulla le impedisce di andarsene quando vuole. Offesa dalla verità, Carol dice di aver fatto ciò che era necessario per il bene della famiglia e confessa accidentalmente di essere stata lei a dire a Teddy l'idea di tagliare i ponti con Sasha per farla venire, perché voleva che Sasha soffrisse ciò che lei ha sofferto negli ultimi 10 anni. Teddy aveva minacciato di ripudiare Carol se non avesse preso il controllo della fabbrica come figlia maggiore e Carol è convinta che le sia sempre piaciuta di più Sasha. Sasha però le dice di farsene una ragione perché Teddy le ha trattate entrambe male e ora è ancora più ferita perché la parte che le piaceva di questo lavoro era riallacciare i rapporti con Carol, ma si è rivelato solo meschino pieno di vendetta. Dopo aver salutato Dior e Christian, Sasha torna negli Stati Uniti in lacrime. Per il momento rimarrà con la madre e per qualche giorno non farà nulla. La depressione la colpisce duramente, soprattutto perché si sente in colpa per la perdita delle ferie dei lavoratori. La Cina cominciava a piacerle e non sa dove portare la sua vita. Quando finalmente è abbastanza forte da uscire di casa, trova i giocattoli che aveva progettato in un negozio e ne compra un paio prima che vengano buttati via per il rischio di soffocamento. Teddy prova a chiamarla, ma Sasha non risponde e non risponde nemmeno ai messaggi degli amici perché non ha voglia di uscire. Nel frattempo in Cina, Teddy non parla d'altro che di come trovare un modo per sostituire i clienti di Dahlia. Carol finalmente scatta e le dice che vuole avere una conversazione normale con suo padre. Quando Teddy tenta di riflettere dicendo che il suo lavoro è solo una responsabilità nei confronti della famiglia, Carol lo richiama, facendogli notare che l'essere un padre responsabile include il non tradire o abbandonare la famiglia in primo luogo. Carol sottolinea tutti i modi in cui Teddy l'ha ferita, compreso il fatto che la tratta come un'impiegata e non come una figlia, e alla fine si licenzia. Qualche giorno dopo, gli amici di Sasha si stancano di non ricevere risposte da lei e si presentano a casa sua. Sasha confessa di essersi vergognata di farsi vedere, ma gli amici le dicono che dovrebbe essere orgogliosa del suo lavoro perché è ottimo. Se l'unico problema è la sciarpa, potrebbero semplicemente tagliarla. Alle ragazze viene un'idea. Conoscono un influencer molto importante su YouTube che potrebbe recensire il giocattolo e con tutti i follower che chiedono questi disegni potrebbe far cambiare idea a Dahlia. Una settimana dopo, Margaret convoca Sasha nel suo ufficio per un incontro. Il piano di YouTube è stato un successo e ora tutti i negozi chiedono grandi scorte. Per evitare un dramma a livello di pubbliche relazioni, Margaret accetta di vendere di nuovo i giocattoli, ma la fabbrica dovrà coprire le ore di taglio delle sciarpe. Sasha accetta l'accordo e prima di partire, Margaret le offre un posto di lavoro nell'azienda perché ritiene che Sasha abbia molto talento e ora abbia esperienza. Mentre Teddy inizia a sentirsi solo in Cina, Sasha inizia a lavorare per Dahlia. Un pomeriggio riceve la visita di Carol, che si scusa per tutto quello che è successo e spiega di essere finalmente padrona della propria vita. Anche Sasha si scusa e le sorelle tornano in buoni rapporti. Qualche tempo dopo, Sasha torna in Cina per un viaggio di preapprovvigionamento per Dahlia e ne approfitta per visitare la fabbrica. Sasha e Teddy si scusano a vicenda e dopo essersi congratulato con lei per il nuovo lavoro, Teddy confessa di aver trovato un modo per pagare comunque i bonus. Il morale è ancora basso, così Sasha dona i soldi del suo fondo fiduciario per fornire un servizio di assistenza all'infanzia in fabbrica. Teddy non vuole accettare perché si tratta di tempo di lavoro e non di tempo personale, ma Sasha gli fa cambiare idea quando gli fa notare che Teddy ha già sacrificato la sua famiglia e che gli operai non dovrebbero fare la stessa fine. Dopo aver annunciato la grande notizia, Teddy e Sasha escono a pranzo. Teddy le dice di essere orgoglioso di lei perché il motivo per cui l'ha fatta venire è stato per fare esperienza, non per la sua attività, e questo vale più di un fondo fiduciario. Gli piacerebbe che le sue figlie rilevassero la fabbrica, ma se non vogliono imparerà a conviverci. Come compromesso, Sasha si offre di lavorare come libera professionista, inviando di tanto in tanto nuovi disegni al padre e Teddy accetta. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.